La Lega Nord voterà a favore di qualsiasi proposta che preveda il mantenimento nel calendario del disegno di legge che prevede il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. Però io voglio capire, faccio qui una proposta, voglio capire se la motivazione è legata al fatto che la maggioranza ritiene che ci siano provvedimenti più urgenti e che meritano un'attenzione particolare, o se invece la scelta della maggioranza, del capogruppo Zanda a nome del Partito Democratico, è una scelta politica. E allora avanzo questa proposta. Se è un problema solo di tempo e di spazio, chiedo che venga inserita la discussione di questa proposta di legge per martedì 29 in una seduta pomeridiana, perché io credo che la pausa effettivamente pasquale è eccessiva e che ci sia tutto il tempo perché il Parlamento si esprima rispetto a una proposta di legge che è partita da lontano, è partita da prima del 2007, prima con una raccolta di firme dei cittadini di Sappada, con un voto del Consiglio Comunale, con un referendum plebiscitario, con un voto del Consiglio Regionale del Veneto, con un voto del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, con il voto delle commissioni competenti del Senato della Repubblica. È inaccettabile che di fronte a questa manifesta volontà popolare degli organi istituzionali del nostro Paese, la Conferenza dei Capigruppo, per volontà della maggioranza, escluda l'esercizio di un diritto fondamentale, un diritto democratico, che è quello delle comunità e sancito dalla Costituzione, dall'articolo 132, di poter appartenere a un territorio o ad un altro, in piena libertà. Io credo che sia stata una scelta vergognosa quella di inserire, di calendarizzare questo provvedimento, creando speranze e aspettative in una popolazione che ha seguito le regole del vostro gioco, le regole del gioco dello Stato italiano, e che oggi si vede tradita in modo vergognoso dal comportamento di questa maggioranza. Se voi non credete politicamente alla bontà di questo provvedimento, non avreste dovuto inserire nel calendario questa proposta di legge. Se non credete politicamente a questo provvedimento, avete la possibilità e la facoltà di votare contro, ma gettare il sasso e ritirare la mano è la cosa più vergognosa che dei rappresentanti dei cittadini potevano fare. La vera risposta a queste istanze autonomiste è l'autonomia della Regione Veneto, ma almeno si conceda a chi ha seguito le regole del gioco di poter vedere rispettata la propria volontà. Chiedo veramente ad ogni singolo senatore di rivedere la decisione che è stata assunta nella conferenza di capigruppo e di votare liberamente affinché questo provvedimento venga democraticamente e responsabilmente votato in quest'Aula.